ne ha aperte a Nunzio, come ne ha aperte a Bernardo, poi siamo scesi in campo noi. Se non ci aveva gli occhi Saviano, erano i figli dei casalesi, perché le analisi gli americani le hanno fatte a Casal di Principe, che non sarebbero neanche nati. Quindi io ho la speranza che leggendo libri come questi, diffondendo libri come questi, comprendendo la storia che abbiamo vissuto, i bambini che stanno nascendo con i tumori sono 9.000 l'anno, ogni anno, e noi ancora non ci siamo svegliati abbastanza come Chiesa. Ed è questo quello che sto cercando di fare, portando il libro di Bernardo a Sete, ringraziando il Vescovo di Nola, andando adesso ad Avellino, dal Vescovo, siamo andati al Vescovo di Capua, ho parlato al Vescovo di Caserta. E se si sveglia la Chiesa, che è l'unica struttura che c'è, e questo lo sappiamo tutti, in Campania esistono solo due strutture di riferimento con una certa efficienza sul territorio, a Camorra e a Chiesa. Per cui io mi sto rivolgendo alla Camorra e alla Chiesa, e sono le due strutture che mi danno più garanzie. Grazie. Non la smetteremo mai di dire che per noi esiste solo la Chiesa e la nostra buona speranza che possa cambiare qualcosa. Allora, Alfredo Mazza è sempre qui con noi perché il Bernardo Ioane l'ha citato, il Triangolo della Morte, il capitolo 1, e questo termine coniato da Alfredo Mazza che è qui con noi e che ora ci darà alcune considerazioni di quello che già si è detto. E poi se ci puoi dire, ma la nostra speranza si può reggere anche su prove scientifiche? Non so, si è parlato delle analisi, ma noi la scienza che potrà fare per salvare questa regione? Poi se le persone vogliono accomodarsi abbiamo dei posti avanti qui, grazie. Alfredo. Buonasera a tutti. Ci rivediamo in questo esame non più per divulgare argomenti diciamo di medicina preventiva, di stato dell'arte, ma per presentare un libro che è un po' una sintesi molto accurata, fatta bene, perché stasera sta iniziando a leggere l'introduzione. Sì, l'introduzione l'ho letta, perché dovevo, ieri non l'avevo, non potevo leggere. Mi sono appuntato delle cose e ho letto questa introduzione, vi dirò il mio particolare, poco dopo la lettura dell'introduzione del libro è arrivata la mia maestra di inglese. Perché? Perché sto prevedendo di andarmene negli Stati Uniti, vi dico la sacrosanta verità, per due motivi fondamentali. L'Italia sta vivendo in questo momento, nella fattispecie il Sud Italia, il fallimento delle istituzioni, un fallimento tale che è veramente molto molto difficile uscirne. Io continuo a fare ricerca, la mia collaborazione con il professore Iannuzzi è quotidiana, tanto che insomma attestata in maniera ufficiale, e stiamo terminando con difficoltà perché alcuni dati non erano facilmente associabili tra loro per ragioni proprio di codificazione, ecco, perché si parlava di malattie, di disastro dell'ambiente, di presenza della criminalità, diciamo che le abbiamo dovuti un po' ricodificare, quasi standardizzare per poterle poi mettere insieme. Quasi in una lettura binaria 0101, con una collaborazione di tipo statistico epidemiologico da parte di un istituto degli Stati Uniti che è la John Hopkins Bloomberg Public Health School di Baltimora. Lo pubblicheremo perché insomma le notizie, le informazioni, diciamo, i dati che ci sono molto significativi, però il problema vero non è solo la ricerca scientifica, che poi ci dà la forza per poter parlare e soprattutto ci evita le mortificazioni che alcuni direttori di istituto in maniera volgare, in maniera anche arrogante hanno fatto a persone come Antonio Marfella, che è una persona per bene, solo che con pochi dati ha tentato di dimostrare quello che invece loro, con la forza delle istituzioni che rappresentavano, hanno smontato. Parlava dell'episodio di cui è successo a Porta e poi insomma di cui riportava Antonio. Il territorio, le bonifiche, io penso che sia del tutto impossibile bonificare, perché come possiamo noi pulire un pavimento se in continuazione qualcuno ci butta il petrolio sopra o il catrame sopra? È un lavoro quasi una tela di Penelope,
ma penso che onestamente la vedo molto difficile. L'area è molto vasta, i soldi sono pochi e soprattutto coloro che ci guidano, cioè la componente politico-istituzionale di questa regione, come ho detto dal giornalista Enrico Mentana alla trasmissione Matrix, è totalmente degradata. Il degrado non è solo politico, ma è anche etico e sociale, perché in una regione, in una nazione che subisce da una classe politica, vedi Bassolino e i suoi accoliti, determinate situazioni, non si può più manifestare in maniera serena e tranquilla, ma è legittimo, consentitemelo di dire, anche l'uso della forza, perché se così non fosse stato, molti regimi dittatoriali non sarebbero stati abbattuti. Vi chiedo scusa, è un'apologia di reato che sto facendo, è quasi un'istigazione alla lotta armata, ma vi posso assicurare che io vado via dall'Italia proprio perché questa istigazione ormai è diventata continua e amplificata anche dai mezzi di comunicazione, che con il silenzio che stanno diventando ormai assordante sul problema della Campania, ma soprattutto sugli scandali che la Campania sta vivendo, è diventata davvero mortificante per le nostre intelligenze. Ho sentito, diciamo, il dovere di scrivere a suo tempo questo articolo, che insomma mi fa piacere dirvi, sono onorato, una pietra miliare, che è l'unico articolo, anche se non ortodosso metodologicamente parlando, che parla di ecomafia, di tumori, di ambiente in una zona ben circoscritta, con dei dati di un registro tumori che nessuno mi ha potuto contestare per la forza della rivista su cui erano stati pubblicati. Ma non basta, perché il problema è che noi viviamo in queste terre, assorbiamo noi, forse già ne abbiamo assorbiti, e i nostri figli, i nostri nipoti, il male che da queste terre ci arrivano attraverso quelli che sono i canali alimentari, aerei. Penso che oggi il triangolo della morte si è trasformato in quella che è la terra del male, quasi un film dell'orrore, perché le situazioni si vedranno, ma si vedranno in uno spazio temporale di 10-15 anni, per ragioni di effetti delle sostanze di cui parliamo stasera, insomma, abbiamo parlato svariate volte a Nola, in varie aule, dall'università al vescovato, ma c'è bisogno di molto tempo affinché questi effetti possano dar luogo, cioè queste sostanze possono dar luogo ad effetti poi di tutto. Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si macira agitato che le poche libertà che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, com'è bella la guarda. Non ne ho vero né sempre stessa, tutte giorno può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta, e che sta vita se ne va. I vecchi vanno rinta chiesa come una patria, e ha paura sta morta che non ce vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, i mo senta libertà. Da dungara na dungara.